Pianica nasce nel settembre 2021 e si occupa di risolvere un problema che è sotto gli occhi di tutti, che è quello di trovare un cestino quando serve e soprattutto quello di differenziare i rifiuti in modo ottimizzato e senza difficoltà. I nostri prodotti sono Woolly Street, che riguarda le pubbliche amministrazioni, quindi si occupa dei classici cestini che troviamo in giro, e con il nostro servizio, la nostra applicazione, il nostro prodotto potremmo trovare un cestino all'occorrenza, una volta arrivati di fronte gettare il rifiuto e lui lo differenzierà per noi educandoci, quindi da display vedremo anche il tipo di rifiuto dove è andato, e poi ci occuperemo dei gestori che tramite notifica sapranno quando il cestino è pieno e avranno una mappa ottimizzata, un percorso ottimizzato di svuotaggio. In più il cittadino potrà anche guadagnare degli sconti scaricando la nostra applicazione, gettando il rifiuto avrà indietro dei punti e questi punti potranno essere convertiti in buoni sconto con chi ha noleggiato, comprato o adottato il nostro prodotto. Poi abbiamo Woolly Home, che è il cestino da casa e combatte, diciamo, gli sprechi alimentari e la differenziazione. Quindi stessa intelligenza di quello delle pubbliche amministrazioni, gettando un rifiuto lui lo differenzia per carta organica lo trita, per multimateriale lo compatta, quando è pieno chiude automaticamente il sacchetto e ti dice andarlo a svuotare. In più ha un sistema di spreco alimentare che sa riconoscere pezzi alimentari non divorati o scaduti e li converte in euro, quindi per esempio hai gettato 10 euro di petto di pollo questo mese. E in più abbiamo Woolly Shop, che è la stessa cosa del cestino di pubbliche amministrazioni, solo che è rivolto per i bisogni che ha una grande distribuzione, quindi grandi centri commerciali eccetera. I nostri clienti di riferimento sono pubbliche amministrazioni, i privati, grandi distribuzioni, uffici e aziende come ristoranti, bar, che hanno bisogno di smaltire i rifiuti in quantità abbastanza elevata, in poco tempo e con fretta, ecco.